l'onore di avere Antonio Zenzola che ci spiegherà tra un istante tutte le caratteristiche tecniche del DJI Inspire 2. Tu nel frattempo spiegami cosa stai facendo. In questo momento sto effettuando una checklist, verifico che non ci siano delle interferenze significative e dei disturbi importanti sulla IMU, che è la centralina di misurazione di tutti i valori inerziali. Tutta la parte sensoristica afferisce all'IMU, che nell'Inspire 2, come per il Phantom 4, Phantom 4 Pro e Mavic, è ridondata. Quindi abbiamo una situazione di alta affidabilità grazie alla ridondanza dell'IMU. Un'altra parte importante è il compass, quindi è il magnetometro. Se è sballato il compass va calibrato immediatamente, perché lui non riconosce più qual è il nord, il sud, l'est e l'ovest. Per cui in questo momento la situazione è tranquilla, e tra l'altro mi segnala Ready to Go modalità Vision, per cui non utilizza satelliti, non utilizza GPS, si affida soltanto alle ottiche. Attende istruzioni, l'unico modo per farlo spostare è arretrarlo. Mette facilità di pilotaggio, perché il drone è molto meno nervoso, giusto ti dicevi? Assolutamente, di una plasticità unica, e in questo momento non sono nemmeno nella modalità tripod, che giustamente adesso mi hai ricordato che devo mettere. In questo momento se ho una sbavatura sullo stick, un pitch and roll, lui ha una reazione scomposta, bene. Allora io voglio evitare questo, abilito la modalità tripod, che è una delle novità introdotte con il Mavic. Antonio Zenzola, l'Inspire 2 all'occorrenza può raggiungere anche velocità di 100 km orari e al contempo essere docile e mansueto, come lo state vedendo adesso, in modalità tripod. Direttamente.
non perde un colpo. Ma io la cosa che noto è la stabilità, incredibile stabilità che ha in tutti i suoi pantaloni, ma col Mavic vi posso assicurare. Dopo la specifica tecnica, cioè guardate la stabilità di questo drone, che è veramente incredibile. Tra poco vi parliamo anche. La cosa impressionante è che DJI ha ingegnerizzato in uno spazio così molto limitato la stessa tecnologia dei fratelli maggiori, quella per il Mavic. Io adesso sono in modalità normale, ci sono i sensori attivi sulla visione degli ostacoli. Riesco a pilotarlo in modo dolce o in modo un po' più veloce. Io nel frattempo vi ricordo c'è un gruppo ufficiale su Facebook, DJI Droni Italia, potete lì porre tutte le vostre domande. Caratteristica significativa di questo modello è la durata della batteria. In uno spazio così piccolo, una batteria a 3 celle, quindi 11,1 volt, abbiamo 27 minuti teorici, in pratica sui 24, e dipende dallo stile del volo. Però... tra un istante vi facciamo vedere il DJI Mavic in modalità sport. Cioè, in poche parole, diventa quasi un drone FPV, giusto? Più o meno. Ha la stessa reattività di un drone racing. Raggiunge i 63 km/h e quindi è un drone, diciamo, molto addolcito rispetto ai classici racer, però dà le sue soddisfazioni. L'atterraggio è assistito, per cui lui si pone in hovering a circa 50 cm dal ground, poi spingo, vado giù, lascio. Abbiamo sensori laterali all'infrarosso, non sono sempre attivi, quindi al contrario di quello che avviene sui sensori anteriori e posteriori, si attivano solo nella modalità tripod o beginner. Questo vuol dire che dobbiamo andare un po' piano, perché il sensore all'infrarosso richiede più tempo per conoscere gli ostacoli. Quello che sta facendo Antonio è una dimostrazione della stabilità incredibile del DJI Phantom 4 Pro. Come vedete, anche se tu lo tiri manualmente, ritorna sempre nella stessa posizione che lui ha memorizzato, giusto? Sì, in questo momento il Vision Motion System ti dà le coordinate praticamente visive, non geospaziali. Lui si basa su una camera e due sonar che costantemente monitorano la quota. Per cui il drone in questo momento è assistito totalmente dai sensori Vision. Come ostacolo, per cui se provo ad andare in pitch indietro, vedete, non procede, può affondare soltanto in avanti. Ora cercherò di attivare anche i sensori laterali, magari qualcuno non li ha mai visti in action, quindi configuro dall'app di Jaico la modalità tripod. Entro nelle prese di flight mode, attivo la tripod. In questo momento siamo attivi, non so se riuscite a vederlo, magari se qualcuno è qua. Comunque i sensori all'infrarosso ci hanno rilevato, per cui se provo a procedere a sinistra, come vedete si ferma, si accosta come posso andare soltanto da da questo punto di vista hanno fatto un enorme passo avanti sul sense da voi. Sicurezza.
sentiamo. Sia per quanto riguarda il mondo DJI, anche il mondo di Unic, come ad esempio il Typhoon che è in esposizione allo stand. Il megapixel e il rumore, che è questa fantastica ottica da un pollice di sensore, limita veramente tanto, quindi abbiamo anche un effetto noire molto limitato, è quel classico effetto di sigrinature che si vedono quando acquisisco un pattern con dei disegni molto ortogonali, per cui evita anche questo tipo di rumore. E niente, volevo far vedere una cosa bellissima che si chiama Hand Catch, è quello che io insegno durante i miei corsi. Mi viene a trovare a Firenze e viene a ritirare i droni che vediamo scontati, ha sempre diritto al corso pratico, tutto incluso nel prezzo. La prima cosa che insegno, specialmente se fatto un passo perché si fa molto bene, è l'atterraggio Hand Catch, quindi lo viene catturato con la mano, quindi per farlo in sicurezza dobbiamo eseguire questa manovra. Quindi innanzitutto cerco di andare sopra gli occhi, quindi, e cerchiamo di alzarlo per sicurezza sopra la nostra testa. La prima cosa che dobbiamo fare è partire dal basso con la mano, per cui incrocio l'angolo anteriore. Una volta che l'ho preso in sicurezza, quindi non tocco le elite, disarmo i motori. Eccolo qua, questo è il gioco è fatto. Grazie, un applauso ancora Antonio Zenzola, lo trovate lì. Ragazzi, siamo qui nell'arena di Droni in Mostra e ho iniziato un po' di test di volo oggi. Abbiamo visto prima l'Inspire 2 con la X5S. Ero curioso di testare la modalità tripod del Phantom 4 Professional e in questo momento è già in modalità tripod. Ovviamente in questa modalità si attivano i sensori anche laterali ed è quello che sto testando in questo momento. Adesso lo avvicino al sottoscritto, lui si dovrebbe bloccare e infatti va, guardate, sto praticamente andando tutto di roll a sinistra e non va oltre. Non so se guardate l'infrarosso, lui sta rilevando l'ostacolo, quindi funziona veramente bene. Andiamo dall'altra parte, ecco qui, sto andando di roll tutto a destra, ragazzi, perfetto, overing incredibile, ovviamente tutte in modalità vision, ragazzi, qui non c'è GPS, non abbiamo nessun segnale, quindi si sta fidando totalmente dalle fotocellule, perfetto.